Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Con sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Cosa prova una ragazza quando lui non risponde? Sostanzialmente io penso che lei pensi due cose principalmente. La prima, oh, è una mancanza di rispetto, perché non mi risponde? Tutti gli altri mi hanno risposto o mi rispondono o mi risponderanno. Lui non mi risponde, perché? Perché? Perché questa cosa non mi piace, vai a quel paese. Oppure, seconda cosa, questo fatto, il non rispondere, crea attrazione verso quella persona. Perché fateci caso, una persona che vi dà sempre attenzioni, sapete che è lì che vi ascolterà. Una persona alla quale voi scrivete o che non vi dà più feedback indietro, quindi non vi dà più risposte. Cosa genera nel vostro cervello? Vi apparirà come una situazione in sospeso alla quale volete dare un finale, quindi lasciare in attesa qualcuno genera il desiderio di voler sistemare, volerla finire e quindi sposta il vostro focus su quella persona e vi tiene più attenti a quella persona. Continuerete a pensare, ma perché non mi risponde? Quando mi risponde mi risponderà? Questo parlando ovviamente di macrosistemi. Poi ovvio che dipende sempre dalla situazione specifica e per questo io vi consiglio appunto di parlarci in consulenza per capire esattamente se ha un significato, cosa vuol trasmettere, perché lo sta facendo, perché non sempre quella cosa non rispondere può significare una cosa, ma spesso c'è un ventaglio di possibilità, dipende sempre da a che punto siete. Questo è quanto, io vi ricordo come sempre che qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.